Grazie Presidente. Stiamo parlando del villaggio San Francesco, è un comprensorio insistente nel 10° municipio, circa 220 immobili, quindi stiamo parlando di molte persone. La Commissione Patrimonio ha fatto appunto una prima riunione in data 15 settembre 2016 per affrontare questa tematica. Stiamo parlando dell'attuazione di una delibera del 2006, quindi a 11 anni di distanza ancora questa delibera che autorizzava l'alienazione del complesso appunto denominato Villaggio San Francesco non ha avuto seguito. Per questo ci siamo riuniti in commissione per capire i motivi e le criticità principali per cui ciò fosse avvenuto e ci siamo dati appuntamento poi ad un successivo sopralluogo che effettivamente la Commissione ha svolto il mese successivo. Quindi abbiamo potuto notare che il villaggio San Francesco è un luogo appunto è stato un po' abbandonato soprattutto dalle istituzioni in questi anni e quindi c'è la volontà politica della Commissione e della maggioranza di portare avanti questo impegno che l'amministrazione si era assunta appunto 11 anni fa. Dando seguito a quella deliberazione o evidentemente è passato molto tempo attuandone una nuova, votandone una nuova per aggiornare ciò che sarà necessario aggiornare all'interno delle delibere, casomai fosse necessario questo. Per noi l'importante è che si proceda in questa direzione, cioè appunto nell'alienazione di questo villaggio, perché la storia di questo villaggio è molto particolare. È nato negli anni 50 da una convenzione che il Comune di Roma ha stipulato con l'allora comitato denominato Villaggio San Francesco per la costruzione appunto di immobili, di piccole case che dovevano appunto essere assegnate a famiglie indigenti di allora. E successivamente si è riconosciuto alle famiglie appunto che ci vivevano la possibilità di dar loro questi alloggi, chiaramente facendoli acquistare a dei canoni agevolati. Quindi per noi è importante non solo dal punto di vista della connotazione patrimoniale, ma anche da quella delle politiche abitative, in quanto appunto la casa è per noi un elemento molto molto importante per i cittadini. Per questo pensiamo di trovare riscontro anche delle opposizioni nel dar seguito a ciò che appunto l'amministrazione si è impegnata a fare molto tempo fa, non ha mai fatto, ma noi stiamo vedendo appunto che purtroppo molte sono le iniziative partite nel passato, un decennio o più fa, e che non sono state portate a termine. Ci prendiamo l'impegno di farlo e per questo vogliamo, ci crediamo e vogliamo votare questo indirizzo politico oggi. Grazie.